Il 2012 per i segni di Aria è sicuramente un ottimo anno. Abbiamo già precisato che è un anno bifasico proprio perché il pianeta Giove sosterrà alcuni mesi ancora in Toro, poi passerà in Gemelli e sarà l'anno dei Gemelli. Assolutamente favorito e positivo visto che il pianeta della fortuna ruota bene per i segni d'Aria, ma vediamo uno per uno i segni d'Aria cosa faranno. I Gemelli, il primo tra tutti, è fortunatissimo dall'estate prossima in poi. Possiamo vaticinare tutta una serie di effetti ed elementi positivi dati il transito di Giove. Per esempio, molti di voi riusciranno ad allargare la famiglia, altri cambieranno città per lavoro, gli affari vanno benissimo e potete stringere patti, legami, contratti. Anche all'estero. È un anno decisamente molto fortunato che si porta via tra l'altro la stanchezza di un triennio veramente molto pesante. Il vostro cielo gestisce anche delle diatribe familiari che finalmente trovano soluzione. La vostra condizione affettiva si allarga e si distende. Il denaro, proprio perché Giove ha a che fare con denaro, logistica e mobilità, va gestito in funzione anche di futuri o ipotetici movimenti che potete compiere con molta serenità se solo vi organizzerete per tempo. Vi ricordo che la fase prettamente positiva del vostro cielo zodiacale inizierà dall'estate in poi. Alcuni di voi potrebbero anche risolvere delle questioni in pendenza con i figli o dividere delle proprietà o degli possedimenti immobiliari in maniera criteriosa, ma è soprattutto l'anno dell'amore ritrovato. Vedrete infatti ricongiungervi con questo sentimento in maniera serena e pacifica. Bisogna fare pace con se stessi prima di approcciarsi appunto ad un amore grande, nuovo, che si porti via tutto il passato, ma ci riuscirete benissimo in quest'anno in cui sarete letteralmente felici. La parte più felice dell'anno è quella in finale, quella che inizia appunto dall'autunno, ma è soprattutto il vostro rimettervi in gioco sentimentale che vi vedrà protagonisti in questo 2012. Auguri!